La Camera di Commercio premia il lavoro con una mattinata di emozioni, 30 riconoscimenti ad altrettante aziende o lavoratori che hanno dimostrato con la loro personalità e professionalità la fedeltà al territorio fermano. 30 storie, un unico fil rouge che lega tutti. Vediamo come si lega il turismo con le attività produttive, con le attività ricettive, con le attività di servizio. Questa è la dimostrazione che tante piccole aziende messe in rete in un territorio che è una meraviglia, dicevo prima, io non so se in alcuni casi è più bello il territorio o sono a renderlo così bello sono proprio queste attività ricettive che ormai sono estremamente curate e anche la gentilezza e la professionalità degli operatori di settore. Il presidente sottolinea pure l'alta presenza di donne e soprattutto di giovani. Ma questo è un segnale che questo territorio, anche su questo settore, sta cambiando mentalità, sta cambiando pelle, capisce, i giovani hanno riscoperto, abbiamo visto il settore agricolo che è quello che avevamo abbandonato un po' di anni fa, naturalmente capendo che oggi qui noi dobbiamo proporre delle cose, delle specializzazioni. Come detto, 30 sono stati i premi divisi in categorie, 2 i premi speciali alla cantante Anna Maria Bracconi e al giornalista Maurizio Blasi. Ora ascoltiamo alcuni dei protagonisti premiati dalle tante autorità presenti in una giornata condotta come tradizione dalla professionale Barbara Capponi. È un'emozione grandissima perché per chi ama questo lavoro è il premio più bello che uno possa prendere proprio appunto per l'edizione al lavoro e non c'è niente di più bello. Il nostro è un lavoro che stai sempre a contatto con la gente, perciò c'è molto rapporto umano, cioè noi la cliente oltre a consigliarla nel suo nuovo look, nel suo nuovo modo di vedersi, ecco, cerchiamo anche di instaurare anche questo rapporto umano perché poi negli anni si crea. E grazie, ecco, a tutte le clienti che appunto ci vogliono bene e ci seguono. La dedichiamo a noi, che continueremo, cioè di continuare sempre a crescere, alle nostre clienti e a tutti coloro che ci seguono, che ci vengono dietro. La tendenza prossima è, anticiperemo che andranno le frange. Poi noi a breve saremo a Verona per i nuovi look, per vedere le nuove tendenze. È una soddisfazione quando le istituzioni comunque riconoscono un premio al lavoro svolto, un lavoro quotidiano fatto di impegno, passione, sacrifici, problemi ma anche di soluzione, perché poi il bello dei problemi è trovare sempre una soluzione. Quindi un ringraziamento a chi ha pensato a noi, che va dedicato comunque questo premio a chi ci ha insegnato questo mestiere, ai genitori. Noi siamo 3 fratelli, 3 cugini, diciamo, e lavoriamo quotidianamente. E l'errore da non fare è quello di portare all'interno dell'azienda le eventuali problematiche che ci possono essere in famiglia, perché comunque l'azienda ha un suo percorso, ha bisogno di obiettivi, ha bisogno di chiarezza, di investimenti e non ci possono essere altre problematiche che possano incidere su questo percorso. È un'emozione particolare, perché io non ho partecipato mai a un'assemblea di questo genere. Io del lavoro ne ho fatto una questione di vita, perché, come ripeto, sono rimasto orfano a 11 anni, tempo di guerra. Dovevo andare a studiare in seminario, una povera mamma mi portava dall'arciprete, di tu digli che ti fai prete, finché uno zio, c'aveva un amico barbiere, mi ha detto tu mercoledì vai lì nella barberia provvisoriamente, perché qui i frighi in mezzo alla strada non ci deve stare. Io 8 di dicembre ho fatto 75 anni che faccio il barbiere. È indescrivibile perché è stato inaspettato, il libro è uscito da poco e non potevo mai immaginare tutta questa risonanza. Poi notare che il mio territorio mi ha accolto e mi riconosce, beh, allora veramente l'emozione va alle stelle, perché mi fa capire che in questi anni non ho vissuto e non ho operato invano. Il libro è una storia di vita, quindi che cosa vale di più in questo mondo che sentire come gli altri pari, gli altri esseri umani vivono?
vivono pur nelle difficoltà o nei sogni. Comprarlo perché è una storia, quindi ti può fare viaggiare in un'altra dimensione, in un altro orizzonte, e da cui si può desumere speranze e forza, perché comunque la forza non serve a solo chi è in carrozzina, a chi è limitato fisicamente, ma a ognuno di noi nell'affrontare le battaglie quotidiane. È un'emozione grandissima, soprattutto perché mentre l'ho ricevuto e sapendo di riceverlo, idealmente lo dedico a tutti i pescatori che non ci sono più. Tant'è che ho sempre detto, da quando ho saputo di questa promozione, che per venire alla Camera di Commercio ho preso la statale, al ritorno prenderò la Pompeiana per passare al cimitero e dedicarla sentimentalmente a tutti, perché tutti i pescatori in generale, ma in particolare quelli del passato, meriterebbero un riconoscimento per i grandi sacrifici che hanno fatto. Prima di tutto ci vuole la passione per quello che si fa. Non si debbono preoccupare del mestiere che scelgono, non si debbono sentire sottovalutati o sminuiti a secondo ciò che scegliono. Quello che è importante è che ciò che si sceglie venga fatto al meglio. Io mi sto affascinando nella mia attività, nel veder lavorare e sentir parlare i miei due ragazzi, uno quello che fa la pizza e quello che cucina, di quanto entusiasmo e quanta conoscenza ci mettono, soprattutto delle materie che adoperano. È affascinante ascoltarli.